Una delle sfide globali alla salute pubblica è l'antimicrobico resistenza e le infezioni correlate all'assistenza, su cui ha lanciato un allarme anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un allarme ripreso dal 16° rapporto Meridiano Sanità, realizzato da European House Ambrosetti e presentato a Roma a Palazzo Rospigliosi. Ne abbiamo parlato con il professor Pierluigi Lopalco. Professore, come contrastare l'aumento dell'antimicrobico resistenza e delle infezioni correlate all'assistenza? Il tema è assolutamente dedicato, sono ormai quasi 2 anni che si parla di una pandemia assolutamente terribile come è stata quella da Covid e abbiamo dimenticato che esiste un'altra pandemia che è quella dell'antibiotico resistenza che dura da tanto tempo. E contrastare l'antibiotico resistenza significa mettere in pratica diverse misure. Si spera anzi che oggi, con l'aumento dell'attenzione nei confronti di quelle che sono per esempio le infezioni all'interno, il controllo infezione all'interno delle strutture sanitarie, possa aumentare da parte anche degli operatori sanitari l'attenzione ad una delle misure più importanti, che è il lavaggio delle mani. Finalmente si parla a tutti i livelli dell'importanza del lavaggio delle mani. Questo è però soltanto un tassello di un mosaico molto complicato che dovrebbe essere messo in piedi per contrastare su largo spettro questo problema che, ripeto, è una pandemia e che purtroppo vede l'Italia e altri paesi del bacino del Mediterraneo indossare un po' la maglia nera per quanto riguarda proprio la evoluzione, la presenza e purtroppo anche l'evoluzione dell'antibiotico resistenza. Come implementare il Piano Nazionale di Contrasto all'Antimicrobico Resistenza? Questo è un passo importantissimo per diminuire quelle che sono le infezioni correlate all'assistenza e automaticamente diminuire il fenomeno dell'antibiotico resistenza. Le misure sono tante, il piano è molto articolato, ora il lavoro che va fatto è sicuramente un lavoro anche a livello regionale, di mettere in piedi a livello regionale con un coordinamento nazionale forte quelle che sono le misure che tutti conosciamo, ripeto, dal lavaggio delle mani alla cosiddetta stewardship antimicrobica, che deve essere articolata e implementata in tutte le postazioni del Servizio Sanitario Nazionale. In cosa consiste? Quindi la stewardship antimicrobica è un metodo di contrasto all'antibiotico resistenza che consiste nella corretta prescrizione di un antibiotico, che corretta prescrizione significa la giusta dose al giusto paziente col giusto antibiotico per la giusta durata di tempo. Ecco, prescrivere un antibiotico in maniera corretta sembra banale, ma non lo è affatto. Fare qualcosa il cittadino? Il cittadino può fare sicuramente qualcosa, innanzitutto affidarsi al proprio medico curante per quanto riguarda l'utilizzo di antibiotici. Un antibiotico va utilizzato pochissimo, sono pochissime le indicazioni, quelle che appunto normalmente nella vita di tutti i giorni effettivamente prevedono l'utilizzo di un antibiotico. Quindi la prima regola per il cittadino: non chiedere l'antibiotico al proprio medico, non lo chiedere, cioè non fare questa pressione, e soprattutto non avere mai antibiotici nell'armadietto di casa e utilizzarli così alla rinfusa quando si pensa possano essere utili. L'antibiotico va utilizzato solo e soltanto dietro una precisa prescrizione medica.